La cosa fondamentale è non contare su nessuno, prima cosa, ma contare sulle proprie forze. La seconda cosa fondamentale come consiglio è quello di non diciamo, fare una cosa che già funziona in Italia. Se funziona già in Italia, meglio lasciare stare. Se l'idea è nuova, ci vuole molto meno marketing per mettere su un'idea che se l'idea invece non è nuova. Quindi cominciare una cosa, una startup in Italia, con un'idea che non è nuova in Italia, lo sconsiglio. Allora, a mio avviso non lo farei, non farei una startup neanche se l'idea è nuova in Italia, ma, diciamo non è nuova in Italia ma non è nuova neanche in Europa. Cioè l'idea deve essere nuova in un mercato grande, se il mercato non è grande a sufficienza, diciamo si crea una spirale negativa dall'inizio, perché non avrai un business plan che riflette un piano ambizioso, con un business plan che non riflette un piano ambizioso non puoi avere accesso a finanziamenti interessanti e, con, e senza finanziamenti e senza un'idea ambiziosa non riuscirai mai a portare a bordo un grande team. Candy Crush oggi è un gioco diverso da quello che era inizialmente quando l'abbiamo lanciato. Lanciamo ogni giorno nuovi livelli, lanciamo continuamente nuovi content sulla base settimanale, il gioco cambia continuamente. Quindi l'unico modo per potersi adattare a una realtà che cambia costantemente è avere il capitale umano. Per questo è più importante il capitale umano. Inizialmente ovviamente ci vuole un'idea attorno alla quale raggruppare il capitale umano, ma se non hai il capitale umano diciamo, hai una storia molto breve. Ma fondamentalmente una cosa che la politica può fare è sicuramente fare sì che facilitare la creazione di un ecosistema. Questa è una cosa che hanno fatto molto bene per esempio in Francia, che stanno facendo molto bene in Francia, stanno facendo in Portogallo, che Barcellona ha fatto in modo fantastico portando lì il Mobile World Congress, quindi secondo me si possono fare diverse cose per aiutare a facilitare un ecosistema. Molti founder oggi vengono a chiedermi quale sia il posto migliore per fare startup al mondo. E la verità è cioè, quello che rispondo è che dovete trovare il posto dove potete assumere il capitale umano migliore nel vostro settore specifico di quell'ambito, dove potete trovare early adopters, o meglio dove avete accesso, non fisicamente, ma il posto che vi permette di raggiungere utenti che dovranno comprare questo vostro prodotto e che sono sufficientemente avanzati gli utenti per rischiare prima degli altri. E poi, solo all'ultimo, dove avete il capitale finanziario qualificato per supportarlo. Bene, la California è la scelta razionale migliore se volete fare impresa. Non c'è posto al mondo dove ci sia così tanto capitale umano qualificato, Stanford, Berkeley, le politiche di immigrazione, tutto è finalizzato al fine di attirare capitale qualificato umano. Esistono gli adopters, sono persone che hanno guadagnato dei soldi con la tecnologia, che vivono in tecnologia, la comprendono e sono disposti a pagare un premium per il vostro prodotto, pur di avere il futuro un pochettino più vicino a loro. E ovviamente c'è tantissimo capitale qualificato. Ora, la verità è che questo sistema qui è assolutamente vero, però la maggior parte di noi non sono motivati semplicemente dal raggiungimento di un risultato economico di breve termine. E quindi se la California è una scelta razionale per massimizzare il profitto di brevissimo, poi alla fine ognuno di noi è motivato anche da altro. È un mondo in cui il talento sia tutto consolidato in un unico posto, è un mondo che non è proprio piacevole da vivere. Cioè non è sicuramente quello dove vorrei adesso nel futuro. Il talento umano è distribuito equamente sul territorio. Le opportunità purtroppo non lo sono. Quindi che cosa bisogna fare per creare queste opportunità al fine di distribuire e mantenere distribuito equamente il talento? La California in questo senso ci sta aiutando, perché questo progresso che sta facendo continuo la sta rendendo sempre più competitiva. Le persone che vivono in California oggi, le famiglie hanno bisogno di salari elevatissimi al fine di poter continuare a vivere in California. A meno, e non è uno scherzo, può sembrare strano, però a meno di $400,000 l'anno, una famiglia con due figli ha difficoltà a vivere nella Bay Area. Questo fa sì che le aziende, per poter offrire questi salari, devono concentrarsi sui risultati di breve periodo, quindi aumentare le aspettative e accelerare, raccogliere più capitale e avere ambizioni più alte.
questa concentrazione sul brevissimo periodo, che non è per sé male, porta dei benefici, però crea una società che è molto diversa da quella che si potrebbe creare avendo degli obiettivi di lunghissimo periodo. Allora, il punto qual è? È che qui abbiamo delle cose che spesso vediamo come degli svantaggi, come la rigidità del mondo del lavoro, che invece, visti in un'altra ottica, possono essere dei vantaggi per creare, di trattenere il talento per iniziative di più lungo periodo. Quindi sono lungi da me da dire che questo ecosistema sia il posto migliore dove far crescere una startup e che sia migliore della California. Però la verità, il messaggio che voglio mandare è che, concentrandoci su creare del valore locale, creare delle opportunità per persone locali e trattenere il talento, questo può creare un vantaggio di lungo periodo molto più importante. E quindi non so se questo vi renderà ricchi nel brevissimo, ma sicuramente vi renderà orgogliosi. E quello che noi facciamo fondamentalmente è insegnare, attraverso un accordo che abbiamo con il MIUR e dentro l'università, insegnare la materia futuro. Futuro non come abracadabra, cosa succederà domani, bensì come quegli strumenti che servono, a partire dai ragazzini per arrivare a chi già lavora all'interno delle aziende, per capire quali sono i segnali e riconoscere gli stessi, per guardare a 30, 40, 50 anni e provare a lavorare insieme al migliore dei futuri possibili. E io in particolare sono anche particolarmente preoccupato della parte ambientale, e quello che noi stiamo cercando di fare è quello di portare una consapevolezza che forse al 2050 nemmeno ci arriveremo con i grandi cambiamenti climatici purtroppo che ci sono in corso. Quello che manca su queste cose sono due aspetti dal mio punto di vista. Il primo è la condivisione. Io non voglio che scegliere il futuro dell'intelligenza artificiale e di tutte le grandi tecnologie dette esponenziali siano 10 persone, siano 15 persone. Ad oggi siamo schiavi di 5 persone, i due founder di Google, il founder di Facebook, che è tuttora in entrambi le due situazioni la maggioranza dei diritti di voto, delle azioni ha in entrambe le società, un potere immenso. Pensiamo ad Amazon, che è una delle principali fonti di inquinamento nel mondo. E quindi non voglio, e vorrei, visto che la rivoluzione che l'intelligenza artificiale che sta portando è simile, se non superiore, a quella della scrittura, come valenza, come possibilità anche di conseguenze future, vorrei che fosse più condivisa possibile. Vorrei che non fosse una scelta di pochi, ma vorrei che fosse il lavoro e il punto d'arrivo di molti. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare proprio con l'Impascura, è questo, è quello di parlare, creare discussione. Noi abbiamo 54 ambassador, abbiamo creato 3 hub, presto ne creeremo degli altri in Italia, proprio per l'obiettivo di creare questa condivisione dove non sia un'elite a decidere per tutti, ma sia più ampia possibile l'ambito della discussione.